Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi era quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Ecco, meditiamo su questo dramma della fede, su questa crisi della fede che il Vangelo ci racconta, e anche sui frutti che avvengono quando la crisi è superata. Questo passo che noi abbiamo sentito è la conclusione di tutto il capitolo sesto di Giovanni, in cui l'autore sacro presenta il grande discorso di Gesù sull'Eucaristia. E siccome è un discorso importantissimo per la vita della Chiesa, lui prima anche racconta la moltiplicazione dei pani, che è il segno che la prepara, e anche un altro miracolo grande di Gesù quando cammina sulle acque, sul lago. Questa grande rivelazione per molti discepoli è uno scandalo, è una grande difficoltà. Scandalo in greco vuol dire pietra di inciampo. Quando tu vai su una strada e c'è un sasso che non vedi, ci sbatti e cadi, quello è uno scandalo, è qualcosa a livello morale che ti viene difficile da capire, da condividere. Ora, perché un dono così grande come l'Eucaristia diventa uno scandalo per molti discepoli? Perché? Questa è una cosa, credo che sia soprattutto per questo, perché nell'Eucaristia c'è una umiliazione infinita di Dio. Non solo si rievoca e si rende presente la passione e morte di Gesù, ma viene fatto questo attraverso un rito, attraverso un segno, un sacramento. San Tommaso, che è uno dei più grandi geni della fede che abbiamo avuto, lui dice che quando il Verbo ha preso la natura umana, ha nascosto la sua divinità. Si è fatto uomo, la divinità come si è rimpicciolita, diciamo così, tanto per intendere, piccola, 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 quasi non si vede più.
Nell'Eucaristia si annienta pure l'umanità di Gesù. Dio diventa come una cosa, un poco di pane, un poco di vino apparentemente. Quindi è una umiliazione, San Paolo la chiamerebbe una kenosis, che non si può dire annientamento, farsi nulla, che avviene nell'Eucaristia. E siccome molti, anche dei discepoli, degli ebrei, cioè, avevano un'idea del Dio potente, Dio maestoso, Dio tre volte santo, Dio che non si può neanche nominare, quando arriva Gesù con questa rivelazione sono spiazzati. Ecco perché il discorso di Gesù loro dicono è troppo duro. Duro vuol dire difficile da credere, difficile da credere, se ne vanno. Certo Gesù si dispiace molto di questo, molto, perché sa che l'Eucaristia è il dono più grande di Dio e attraverso l'Eucaristia loro avranno la vita eterna. Quindi non credere in questo vuol dire andare verso la morte spirituale, una cosa, un grande dolore per Gesù, chissà quanto avrà sofferto di questo. Ecco, però Gesù non può, attenti, non può ritrattare il discorso per tenerli con sé, perché Gesù è verità. Quindi accetta questo dramma che molti dei suoi discepoli lo abbandonino. E poi si rivolge ai dodici con la domanda che abbiamo sentito: volete per caso andare via anche voi? Perché Gesù non dice io farò una cosa più spettacolare, più adatta a voi. Quello è il disegno di Dio, quella l'umiltà è quella che ci salva. Quindi Gesù conferma tutto quello che ha detto, non ritira nulla. Vuol sentire la risposta dei dodici. Perché? Perché i dodici hanno un livello di fede maggiore e anche una missione più alta degli altri discepoli. Sono le colonne della Chiesa, vuol vedere se queste colonne reggono nella fede. E succede qui quello che era successo in un altro paese, a Cesarea di Filippo, cioè che tutti tacciono, i dodici discepoli tacciono, solo uno risponde, Pietro, anche qui. Perché? Perché Pietro è la voce del gruppo, oggi si direbbe del collegio, esprime con sicurezza la fede di tutti e fa questa risposta solenne: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Diciamo tre volte: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, qui si vede il primo grande frutto della crisi. La crisi, se è superata, ci rivela in modo più profondo il mistero di Gesù, ci fa crescere in Lui. Quindi le crisi sono un rischio, ma se noi le superiamo sono una grande benedizione, ci fanno crescere la fede. E dalla prima lettura possiamo anche intuire due effetti della fede che cresce, due effetti. Il primo, a proposito di questo paralitico Enea, paralitico da 8 anni che sta lì a Lidda, e Pietro lo guarisce. Come lo guarisce? Con la forza di Gesù. Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Diciamo una volta? Ecco, la fede viva in Gesù è una potenza di guarigione, anche fisica, soprattutto spirituale, ma anche fisica. E poi, lì vicino a Giaffa, Pietro fa un altro prodigio, che è di risuscitare questa donna, una donna santa che faceva tante opere buone, tante elemosine, eccetera, eccetera, e si chiama Tabitha. È un nome ebraico che significa gazzella, gazzella in greco, un nome simbolico. E che cosa fa Pietro? La prende per mano, come faceva Gesù, e la risuscita, dopo aver pregato.
Questo cosa vuol dire? Che la fede viva in Gesù, non solo guarisce, ma anche risuscita. Noi questo lo possiamo sperimentare ogni volta che cadiamo nell'avvilimento, nella chiusura, a volte nel risentimento, Dio non voglia, a volte anche nell'odio. Quando siamo toccati dalla fede viva, il cuore si risveglia, ci rialziamo, ricominciamo ad amare. E nella storia il Signore tante qualche volta ha anche dato ha risuscitato fisicamente le persone per indicare questa potenza di risuscitare il cuore. Allora concludiamo oggi con questo bellissimo ritornello, che è uno dei grandi frutti della fede viva. Sono il tuo Dio, il tuo Signore, colui che ti guarisce. La mia parola ti sanerà, sono il Signore che ti guarisce. Rispondiamo, sei il mio Dio. Hey.